Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ho prenotato il 30, sì, 30, sì, il 30-12, il tatuaggio. Adesso vi farò vedere un po' com'è andata. E sì, questo video è stato fatto dal futuro, quindi dopo che mi sono tatuata. Volevo videologare tutto per bene, ma allora ho trovato un orario che era mattino. Quindi era un po' più complicato fare tutto il videolog, quindi per non arrivare in ritardo, essendo che appunto era l'antivigilia di Capodanno, come si può dire? Beh, il giorno prima di Capodanno, appunto avevo tantissime cose da fare perché avevo poi da farmi la. Mi sono fatta la tinta prima, poi avrei avuto il braccio fuori uso, e non era molto pensabile farmi la tinta col braccio tatuato. Quindi ho dovuto fare tantissime cose, quindi ho videologato quello che potevo. Ho registrato però tutto il tempo. Che ragazzi ha fatto tatuaggio almeno la maggior parte del tempo. Permetto già che chi fa senso i tatuaggi, non guardatelo, non c'è sangue assolutamente. Non ho perso assolutamente nemmeno una goccetta di sangue, non c'è la, non si vede manco l'ago, quindi lo dico. Però per chi magari è sensibile a queste cose, non guardate il video se siete sensibili a queste cose qua. Però vi prometto che appunto, a parte vedere l'inchiosso, per il resto è un video molto 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 tranquillo. Devo dire che la ragazza che mi ha tatuato si chiama Diandra. E un attimo l'avete chiesto, la ragazza tatua nel negozio che si trova in via Accademia Bertina 25. Tanto trovate all'inizio del video comunque il bigliettino da visita e nei vari tag lo so, ho taggato appunto nel negozio che è a Torino per l'appunto. Io ho deciso appunto di tatuarmi uno Yin no Yang con una scritta che ovviamente è in giapponese. Non è in cinese, per rispondere anche alle domande. E in giapponese significa credi in te stesso o in te stessa. Ovviamente, l'ho stata a scrivere ovviamente da una persona che so che sa il giapponese, quindi non c'è scritto in bollettino in primavera. E niente, il video ovviamente è stato svelocizzato per non farvi stare con me un'ora per il tatuaggio. Diciamo che allora, era pronosticato che il tatuaggio durasse un'ora e mezza, però il mio ragazzo che aspettava, poverino lì, grazie amore, ha detto che ho detto più o meno 40 minuti. Contate che ci ho messo anche il tempo per applicarmi lo stencil, perché me l'ha applicato per penso 3-4 volte. Perché alla fine ho voluto la scritta che si vedesse verso di me, tanto comunque è in caratteri comunque, in ideogrammi, quindi alla fine la vedo io. Comunque per il dolore no, non mi ha fatto così male come molti mi avete chiesto. Ovviamente un po' di più quando è riempito, però per il resto tutto bene. Mi ha fatto quasi più male dopo che prima. Quindi adesso, beh, ovviamente devo fare una cura, tutto il resto. Niente, vi lascio poi il video perché non voglio che poi duri nel contesto troppo. Ripeto, per chi è sensibile, perché magari non si, ripeto, non si vede neanche, non si vedono non si vede niente, né sangue, né aghi, niente, vedo solo l'inchiostro e la ragazza che mi pulisce. Quindi non si sente nemmeno il rumore perché purtroppo c'è una musichina in sottofondo e c'era anche il rumore della macchinetta, magari pensavo che poteva darvi fastidio. E quindi ho voluto mettere una musichina carina. Niente, godetevi il video. Io ce l'ho qua il mio tatuaggio e ve lo farò vedere ovviamente quando sarà in condizioni decenti. Infatti, nel video ho cercato in qualche modo di inserire delle foto quando lo lavo, che è decente. Buona visione a tutti. Comunque sono molto felice di averlo fatto. Molti dicono perché ti tatui, se va male. Allora, devi già partire col presupposto che tatuare non fa piacere, ovviamente. Però io sono molto soddisfatta. È stata bravissima la mia tatuatrice. Io sono innamorata del mio tatuaggio, quindi sono molto 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 felice. Buona visione.